avremo una grandezza massima, avremo una velocità dell'eroe e un fattore di riduzione, che è proprio quello che quando tocca degli ostacoli più grandi diminuisce la sua grandezza, un fattore di crescita quando mangia gli altri ostacoli più piccoli e un fattore di velocità che, diciamo, se avete visto, quando cresce diventa più lento. Esatto, quindi ci siamo, no? L'avete capito perché ci sono queste variabili.